so se dalla montagna andiamo al mare. Quasi andare quasi al mare, ci lasciamo l'animazione dulcis in fondo, perché anche l'animazione turistica sicuramente risente di questa situazione. Siamo con Davide Marcelli, che ha uno stabilimento balneare Bagno San Marco di Fiumaretta di La Spezia. Ciao Davide, ci senti? Ci sei? Sì, vi sento, buonasera a tutti, a voi e anche agli altri ospiti. Davide, oltre a essere anche un grande allenatore di calcio, questo lo dobbiamo dire ad onore del vero, ha appunto questo stabilimento San Marco, e ci ha colpito un post su internet, su Facebook, nei giorni scorsi, nel quale tutti erano a farsi domande. Lui non si è fatto tante domande e ha dato delle risposte. Lui ha investito, a volte è quello che fanno i bravi imprenditori, no? Nel momento della crisi si investe per dare dei segnali. E Davide che cosa ha fatto? Beh, innanzitutto ha ricomprato. Faccelo dire da lui, scusa. Correggici se si sbaglia. È così? È vero? Hai investito? Sì, sì. Che cosa hai fatto? Raccontaci. Sì. Intanto buonasera a tutti i telespettatori. Sì, alleno il Monte Catini Calcio da 2 anni. Questo è un hobby. Come lavoro ho 2 stabilimenti balneari che mi sono rimasti dai miei genitori e che cerco di portare avanti per il meglio possibile. Il bagno Venezia, quello un po' più piccolo, viene gestito da mio fratello Daniele, mentre il bagno San Marco, che è quello un po' più grande, è gestito da me direttamente. Uh-huh. E quindi quello che io ho fatto non è nient'altro che investire sulla spiaggia, nel senso che abbiamo comprato tutti gli ombrelloni nuovi, tutte le sdraie nuove, tutti i lettini nuovi e tutte le sedie registe nuove. Abbiamo fatto un investimento grande, insomma. Capisco che in un momento così può sembrare anche azzardato, però secondo me, avendo anche il bar, il ristorante e tutto quanto, credo che le persone hanno comunque bisogno di vedere che quando vanno in vacanza il posto dove vanno ogni anno faccia qualcosa di nuovo. Questo credo che sia la cosa più importante. Senti, e non ti spaventano tutte le misure che sentiamo di appunto il distanziamento, pannellature, una serie di cose da mettere in campo? Non pensi che scoraggino il cliente? Guarda, tanto io sono in una zona un po' di confine, perché io sono a Fiumaretta di Aveglia, che se tu percorri 2 chilometri sei già in Toscana, a Marina di Carrara. Quindi diciamo sono in una zona di confine dove queste normative risultano un po' difficili, anche perché la Toscana ha un suo ordinamento, la Liguria ne ha un altro. E credo che intanto sarebbe opportuno che le regioni confinanti, per almeno un'estensione di 50 chilometri sul confine, farebbero le solite ordinanze, perché è una cosa surreale. Tu percorri l'Aurelia e a un certo punto cambia tutto. Direzione Sarzana è dalla parte destra di Toscana e dalla parte sinistra. Sì, ma abbiamo visto stamattina. Quindi, detto questo, ti dico, sì, ci sono le regioni hanno demandato ad INAIL le linee guida e quindi hanno dato 4,5 metri per un ombrellone, da un ombrellone all'altro, e 5 metri da una fila all'altra, che egoisticamente parlando, io avendo un bagno di prima categoria e 80 metri di fronte mare, li avevo già a 4 metri, ecco. Quindi mi cambierebbe poco, però non è giusto per i miei colleghi che li avevano a 2 metri, come diciamo quasi tutti, 2,5 metri. Ora il presidente con l'assessore di riferimento ha fatto un'ordinanza questa mattina dove le ha riportate a 3 dove le ha riportate a 3 metri e speriamo che questa ordinanza non sia impugnata dallo Stato, come hanno fatto in Calabria. Perché poi sapete benissimo che ogni presidente di regione può fare la sua ordinanza, ma poi può essere impugnata dal governo. Davide, da voi la stagione quando parte? Guarda, ti dico, tanto è inutile stare a fare un pianto. Noi i weekend di marzo partiamo e lavoriamo tanto col ristorante e col bar. La Pasqua siamo praticamente pieni,
e io avevo in programma anche 7-8 comunioni come ristorante. Sì. Questo è stato tutto perso, quindi è evidente, quindi c'è poco da fare. Puntiamo su quello che è la spiaggia e quindi io credo che dal 1° giugno dovremmo essere tutti pronti per ripartire, sempre se questi dati continuano ad andare in tendenza ottima come stanno andando da 15 giorni a questa parte. Dopo li leggeremo. Dai, anche tu ti sentiamo positivo. Molto dai. Positivo. Quindi infatti... molto positivo con questo tuo investimento, sì. E insomma anche con l'atteggiamento che hai, fai ben sperare. Facciamo un'anteprima, Davide, di che colore sono le sdraio e i lettini? Allora, guarda, i colori che hanno sempre usato i miei genitori erano il bianco e il rosso, quindi gli ombrelloni sono sempre stati bianchi e rossi e le sdraio anche. Mio fratello al Bagno Venezia li ha mantenuti, io ho fatto questo investimento che è un investimento importante, però nello stesso tempo è un investimento dove ho ridato tutto il materiale che avevo anche indietro, quindi me l'hanno scontato, e quindi è un investimento gravoso ma non impossibile. I colori ho scelto un beige per l'ombrellone e un bordeaux per le sdraio e le tini. Elegantissimo, dai, approvo. Perché credo che il beige con il bordeaux siano due colori che possano stare assieme. Sì, molto bello. Bene. Molto bello. E complimenti.